Ciao a tutti amici di Amazon, questa è la sella che io ho richiesto e che adesso farò una recensione. Perdonate, mi sono un po' sporco, me l'ho appoggiata sui sassi. Comunque, sella a seduta larga, come potete vedere. Ok, seduta larga, sarà larga, io penso, un 15 cm sicuri. Ok, una nota negativa che secondo me, ripeto, non sono un esperto di bici, non faccio ciclismo, ok, però dato che so che questa fessura qua serve a noi maschietti per avere un po' di sollievo quando ci poggiamo i geli di famiglia, ok, avendo questo buco, non andiamo ad appoggiare i nostri gioielli con cattivare sopra la bici magari per tanto tempo, magari possono soffrire un pochino, ecco. Secondo me questa fessura è un po' troppo piccola, ok, l'avrei fatta un po' più grande, perché avendo provato una sella stretta, ok, una sella stretta che arrivava tipo quando tagliava così, ok, ma aveva questo buco molto più largo, utilizzandola sentivo molto più sollievo. Il retro è fatto molto bene, ok, quindi due ottime molle qui, ok, bello il supporto, ferro robusto. Questo è il meccanismo per tenere la sella sul palo che sta sulla bici. Qua è possibile regolare l'inclinazione che deve avere la sella. Ovviamente voi potete andare sempre in senso orario, tornare indietro è più difficile, quindi voi basta che continuate a girare, ok, quindi girate, dopo da qua decidete se dovete andare più su o più giù, ecco, e quando vi serve, quando vi avete trovato l'inclinazione giusta, lo inserite sulla bici, quindi mettete il palo qua dentro, ok, e poi fissate con la chiave che è in dotazione, chiave da 13 in dotazione, andate a fissare, ecco, quindi fissate fino a che quando non diventerà duro e poi lo fissate, niente, ecco, questo è molto semplice. Comunque è carina, fatta bene, finiture sono fatte bene, ecco, l'ho utilizzata io, circa 15 minuti, 20 minuti, anche con le braghette non sono abituato. E mi dava un po' fastidio perché è tanto larga, ecco, molto larga, magari a me forse vado meglio con quelle strette, ecco. Un saluto da Thomas e grazie a tutti.